per poter analizzare questi tre. Quindi verticale rossa, Sangiovese in purezza, quindi diciamo in teoria più semplice da leggere, in pratica però come appunto in tutti i vini di un certo livello, quando si cambia collina, collinetta, terreno, esposizione, cambiano i sapori. Quindi sicuramente riserve di Chianti Classico l'avete assaggiate, magari di Gaiole, comunque è una zona abbastanza famosa, lì davanti c'è appunto c'è Spaltenna, un po' più là c'è Castello di Ama, un po' più su a monte c'è Badia Cortiguana, sono una zona che sicuramente avete frequentato. E adesso andiamo a assaggiare qual è il gusto di questo cru. Tutte le annate sono, non c'è barrique, c'è solo tornò, botte grande, legno vario, però non c'è mai barrique. E il cominciamo quindi dal 2006, quindi cominciamo dall'annata più anziana, meno giovane, insomma scegliete il termine politicamente più corretto che volete. E 2006, ricordate che in Toscana è stata un'annata grandiosa. Se dovete comprare un Brunello Montalcino dell'annata di tutti gli anni 2000, o 2006 o 2010, 2010 dicono sarà buonissimo, intanto ci accontentiamo del 2006, sono delle annate, un'annata per il Sangiovese grandiosa, soprattutto a Montalcino, ma anche in generale nel Chianti Classico ci sono dei grandissimi vini, quindi diciamo c'ha un po' delle aspettative questo vino, che non esce come riserva, anche se ci faceva notare Cristian che fa un affinamento come se fosse una riserva, quindi esce 3 anni di affinamento, di cui 24 mesi in legno minimo, quindi è praticamente una riserva, però non esce con la menzione riserva, perché sapete che ora nel Chianti Classico la riserva dovete decidere al momento di metterla in botte, quindi non è che potete seguire le evoluzioni e vedere come va e deciderlo dopo 2 anni. Quello che nasce come riserva finisce riserva, quello che nasce come Chianti Classico finisce Chianti Classico. Si può solo diciamo andare in giù, cioè la riserva può diventare Chianti Classico, ma se uno decide l'annata è buona deve prendersi la responsabilità e mettere da parte la riserva. Quindi 2006. Quindi profumo, il colore innanzitutto una tenuta notevole, insomma per essere un Sangiovese, per essere insomma sicuramente un colore oltretutto al di là della cupezza, no? Del colore dello scuro, è bello le tonalità porpora, no? Le tonalità vivace, color quasi melanzana che c'ha sul bordo, quindi un vino già a vederlo estremamente vivace, estremamente ancora vitale. Annusandolo direi che anche qui di nuovo la sensazione non è quella di smalto, lacca, tabacco, liquirizia, perlomeno non sono le prime, la prima è proprio una sensazione bella di frutta, una ciliegia, una mora, sensazioni di frutta fresca più che addirittura quasi la lavanda, un po' di rosa, note che daremmo di un vino anche molto più giovane di un 2006, se avete un'idea, una riserva 2006, un'altra riserva 2006, anche lo stesso Brunello 2006 col fatto che sta più in legno, quando se l'ho assaggiato adesso accanto a questo sembra un vino con molti anni più sulle spalle. Questo vedremo un po' la caratteristica in generale di San Donato Imperano, un clima molto fresco, quindi un'acidità più elevata, un'acidità che quindi li rende meno pronti da giovani, ma li mantiene questa gioventù per un periodo più prolungato. Assaggiamolo, direi che anche in bocca è quasi meglio, perché effettivamente in bocca si sente che c'ha qualche anno in più, che non è giovanissimo, però c'è l'alcol che forse è l'unica pecca che si sente un pochino presente, però chiaramente basta abbinarlo a qualche preparazione un po' succulenta, però l'equilibrio di questo vino è notevole, c'ha un tannino bello morbido, in uno stato direi di grazia, c'ha di nuovo questa frutta che viene fuori, si sente qualche nota speziata in più, anche qui magari non so, il coriandolo piuttosto che qualche nota, qualche spezia un pochino particolare, e il finale tutto sommato bello, non di quelli lunghissimi, ma comunque che tiene la bocca per 5-6 secondi tranquillamente. Sicuramente un vino ancora fresco, ancora da abbinare, ancora da pensarlo sulla tavola e non semplicemente per diciamo degustarlo così per divertimento.